Ti sei mai chiesto quali contratti si possono fare online? Vediamolo in questo video. Rispetto al tuo punto di partenza, se hai appena iniziato, se hai già un fatturato importante o addirittura hai un business milionario, hai diversi contratti a tua disposizione che puoi utilizzare. Sicuramente il classico contratto di vendita per i business digitali è uno dei più utilizzati, sia che vendi videocorsi, PDF, libri e quant'altro. Poi un contratto di erogazione servizi, e soprattutto, no, un contratto di appalto di servizi, se hai una società molto grande, quindi dove gestisci tanti collaboratori a cui vai a subappaltare il lavoro, e NDA, patti di non concorrenza, patti di non collaborazione con i tuoi collaboratori, quindi vai a contrattualizzare quello che è il rapporto con i tuoi collaboratori. Poi, se hai dei soci in azienda, patti parasociali, piuttosto che dei patti di partenariato aziendale, quindi dove con altre aziende partner vai a lavorare su un business già esistente, e poi soprattutto importante è il sito a norma. Se hai un sito devi avere un footer a norma, devi avere i termini e condizioni, privacy policy, cookie policy e tutto quello che fa sì che possa portare la tua professionalità sul web senza andarla ad intaccare violando la legge. Se hai altre curiosità o domande, scrivimele nei commenti.